Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi, come avrete letto dal titolo, con una cosa che non ho mai portato sul canale, che ho conosciuto da poco, tra l'altro, sì, il ventilatore, però fa caldo, ossia l'Enanto Caglio. Cosa sono? Sono ovviamente delle carte che ho iniziato a collezionare da poco. Sono, in maniera molto semplice, di Naruto, quindi è una cosa che mi piace. Costano molto meno delle Pokémon e quindi per quanto riguarda il collezionismo puro ho deciso di buttarmi su queste carte qui. Considerate, questo è un box da 30 bustine pagato una ventina d'euro. Ora non ho voglia e non sono in grado di fare un video intero in cui spiego tutte le varie rarità, perché ce ne sono parecchie, i vari tier, perché i box sono divisi in categorie. Vi so dire che questo è un tier 2 e il prossimo video sarà su questa bellezza. Mi devo sempre ricordare che è specchiata un pochino che non ci vediamo, ragazzuoli. Questo qui, questo è un box tier 2,5 e quando ci sarà il video vi spiegherò nel dettaglio ciò che riguarda quel box specifico. Per quanto riguarda le Kaiju in generale, in descrizione vi lascio il link del canale di un ragazzo che ne sa molto più di me ed è anche molto molto simpatico. Detto ciò, passiamo all'apertura. Eccoci con le nostre 30 buste. Carte, vedrete tra poco, non è importante la lingua, è più una questione estetica, ma sono in cinese, perché prodotte appunto dalla Kaiju, che è un'azienda cinese. E qui abbiamo le nostre 30 bustine e iniziamo. Mi preparo proprio qui le sleeve, io utilizzo le Perfect Fit della Dragon Shield. Iniziamo. Allora, qui abbiamo le R, che sono praticamente le comuni, subito così, una bellissima OR che è una rarità abbastanza alta, poi una, poi altre due R, benissimo. Ashirama in versione in modalità eremitica, tanta roba, tra l'altro mi mancava. Tiriamo giù i pacchetti e mettiamo sopra i pull. Come vedete, comunque le carte con una certa rarità sono particolarmente dettagliate e a me piacciono da morire. Andiamo veloci. SSR, che comunque una rarità non altissima, però comunque dignitosa. Vedete, andrò un, non dico velocissimo, però andrò un po' più veloce, visto che sono comunque 30 bustine. Questo vuol dire che è un pacchetto un po' di merda, perché le SR si trovano molto molto facilmente. E diciamo che io le prime volte ho anche detto, ma sì, vediamo anche le SR, solo che poi non ci arrivate con le slip, ragazzi, ve lo dico subito. Allora, questi pacchetti sono un po' duri da aprire. Box TR 2,5 sarà un qualcosa di eccezionale da aprire, ragazzi. Io ho paura, perché dovete sapere, solitamente le Naruto Kaiju hanno questo back così, studiato probabilmente per il gioco, che non conosco. Quando hanno un back così vuol dire che è qualcosa di grosso. Io ho paura perché... Ah no, ok.
mi ero dimenticato delle CR. Carine, questa purtroppo ce l'ho già, quindi dopo la metterò con la sleeve che uso per le carte doppie. Per un attimo, ragazzi, mi sono spaventato perché dovete sapere che ci sono altre carte, non CR, scusate, ZR. No, se uscì una CR ero esploso. Con Amaru R. Perché le CR sono tipo rarissime. Io ho avuto la fortuna di trovarne una, che da quello che ho capito ne esce una ogni case. Ok. Questo che cazzo è? Ok, non riesco a capire che. Va benissimo. Ah, Sarutobi! Ok, adesso non avevo visto. Non avevo guardato lo sfondo. Carina SR che dovrebbe addirittura mancarmi. Bellissima questa innata. Ce l'ho già, però molto molto bella. Intanto che vi dico che c'è qualcosina, nulla di che, credo una SSR. Infatti, però bellissima SSR di Kiba e Akamaru, perché uno dei due Kiba e Akamaru. Carino, però diciamo che la SR è quasi assicurata nei pacchetti del tier 2, nel senso che ci sono due o tre pacchetti che non ce l'hanno, ma gli altri hanno tutti almeno una SR. Vediamo un po'. Ok, bellissimo. Bellissimo Itachi. Bellissimo. Questa è veramente veramente bella. Bellino Neji UR. Che mi mancava anche. E le UR, ora vi faccio vedere, sono molto molto belle. Come le OR, ossia la Shirama di prima, però anche le UR, poi purtroppo la mia videocamera non rende, ma sono molto molto belle. Personaggi che conosco di Boruto, perché in queste carte ci sono anche alcuni personaggi di Boruto, per cui quelli non li conosco. Tolti veramente due, ossia Sarada e Boruto, gli altri non ho idea di come li chiamino. Ok, bella bella Shino SSR, che tra l'altro mi mancava. Molto molto bella. Quanti pacchetti stiamo rimasti? Siamo poco oltre la metà del box, siamo a 13 pacchetti rimasti. Abbiamo già accumulato un po' di roba, nulla di che in realtà, però. Oddio, nulla di che, di solito c'è molto più pull. SR. Ok,
spero di trovare una bella, magari una bella R, che sono le mie rarità, che è la mia rarità preferita, con un SSR, uno dei, dei miei personaggi preferiti, Conan. E tra l'altro ho visto un paio di carte molto molto belle proprio di Conan. Dai, manco una E, manco una R, un SP. Non ricordo bene tutti e due, però insomma l'altro era andato molto meglio, quello che mi sono aperto da solo. SR varia. Fortunatamente vedo che molte di quelle che sto trovando di SR mi mancano, almeno quello. Ok, Orochimaru SSR, bellino, molto bellino. Un'altra Conan, questa molto carina, con lei da bambina, con tutte le ZR, ovviamente, quasi, insomma. Nada de nada. Bella! Bella, un'altra UR, Naruto. Molto buffa questa in realtà. Però mi piace molto, mi piace, mi piace molto. Purtroppo la luce è quella che è. E qui c'è la R. Soshi, Naruto, Sakura, ok, sì. Bellissima. Tobi AR, molto molto bella. Questa sì, è, la mia, è una delle mie rarità preferite. È veramente veramente figo. E alcune carte sono veramente di questa realtà. E per carità, pure questo Tobi è molto bello, ma ci sono degli Itachi meravigliosi. Ah, Shukaku mi mancava. Se Shukaku uscita. Ultimo pacchetto. Ok, scusate l'interruzione. Comunque avevamo finito, qui vi faccio vedere i pull, queste sono le nostre ZR, che a me piacciono, poi le SSR, che anche queste sono più che dignitose secondo me, poi la l'ultima SSR, la nostra unica UR di oggi, le nostre due OR, ossia Naruto e Hashirama, e poi la nostra AR. Tanta tanta roba. Non un box eccelso, però per farvi vedere come sono queste carte, secondo me va più che bene. Dunque per questo video è tutto. Ciao ciao!